donne vogliono uomini di carattere e duri. Sono qui oggi, 30 gennaio 2019, a illuminare, a svegliare le coscienze per quanto riguarda il tipo di uomo che una donna eventualmente voglia avere al suo fianco. Prima di venire al dunque, prima di dire come stanno le cose dal mio punto di vista, voglio far sapere a tutti che le donne non sono tutte uguali. Possiamo avere donne disinibite, donne dolci, donne calde, donne passionali, e ogni donna ha un mondo dentro di sé, quindi non possiamo etichettare le donne in un modo solo ed unico, ma possiamo spingerci a immaginare, possiamo spingerci a conoscere le donne per come si presentano a noi uomini o ragazzi, cercando però di entrare in empatia con loro e vedere come sono dal punto di vista introspettivo. Ma chiusa tale piccola, tale breve parentesi che preannuncia il tema che vado a toccare orora, eccomi finalmente qua, giunto per illuminare il pubblico, il mio pubblico, i miei iscritti, quelli che non sono anche iscritti a questo canale, che invito a iscriversi. Le donne in Italia, ma anche nelle altre nazioni del mondo, vogliono uomini di carattere e duri. Attenzione, non tutte, ripeto, non tutte, ma la stragrande maggioranza delle donne e delle ragazze di oggi, del 2019, ma anche quelle del futuro, dal mio punto di vista, vogliono avere al loro fianco, vogliono avere vicino un uomo di carattere e duro. Perché? Per quale motivo? Perché le donne, per come sono fatte e per come hanno il loro carattere, sono molto, diciamo così, sensibili, sono dal punto di vista caratteriale molto introverse. È raro trovare una donna caciarona, ecco, per dirlo in maniera semplice e diretta. In genere sono molto dolci, sono molto delicate, sono molto nella condizione di rimanere un po' sulla difensiva. Ci sono anche donne molto burbere, quelle però sono donne che hanno comunque una certa età in più, quindi, e hanno comunque un modo di fare, ripeto, dal punto di vista caratteriale, molto diverso da quelle che ci sono più al giorno d'oggi. Chiuso questo, piccolo, chiusa questa piccola parentesi, voglio anche spiegare che di conseguenza, avendo, e ripeto, avendo una situazione come questa, le donne, le ragazze, quindi non preferiranno avere vicino un uomo rincoglionito, un uomo passivo, un uomo stupido, diciamo così, tra virgolette, un uomo non duro e privo di carattere, quindi che è apatico. Che significa apatico? A pathos, a è un privativo, è una lettera privativa. Pathos significa emozione, quindi assenti nelle emozioni. No, non vorranno questo. Vorranno uomini duri, un po' stronzi, un po' burberi, ma uomini che abbiano un carattere, non uomini mosci, troppo teneri, troppo accondiscendenti, ma vorranno l'uomo con cui potersi andare a scontrare, l'uomo che non si fa sottomettere, non l'uomo sottomesso o sottomettibile, ma l'uomo diretto, l'uomo forte, l'uomo vulcanico. Non sono io il solo a dire ciò, ma anche altre persone affermano che effettivamente le donne di oggi vogliono un uomo duro, un uomo con il carattere, con le palle, l'uomo effeminato, l'uomo efebico, l'uomo, diciamo così, troppo dolce, troppo smanioso, troppo palloso, non piace alle donne. Questo è un mio parere, questa è una mia opinione. E spesso e volentieri l'uomo che ha il carattere, l'uomo che ha le palle, l'uomo che non nasconde come è e soprattutto che si mette nella condizione di apprezzare una donna, farle complimenti, farsi vedere sicuro di sé, viene molto spesso premiato, viene molto spesso acclamato, viene molto spesso preferito
rispetto all'uomo senza palle, senza attributi, l'uomo passivo dal punto di vista caratteriale, che accetta sempre solo quello che dice un'altra persona. No, l'uomo con le palle viene più ricercato. E quindi a quegli uomini che non hanno le palle dal punto di vista caratteriale, a quegli uomini che mancano di carattere, a quegli uomini che hanno una eccessiva dolcezza, un'eccessiva sensibilità, io dico svegliatevi, aprite le vostre menti, aprite il vostro cuore, fate sì che le vostre insicurezze si trasformino in sicurezze, in forti sicurezze, in profonde sicurezze, perché solo così si vince la situazione drammatica in cui voi eventualmente vivete. Ecco, non voglio tirarla per le lunghe, non voglio fare un video da 10, 13 o 14 minuti, però devo dirle queste cose, devo affrontare un tema del genere che mi sta particolarmente a cuore. Perché punto interrogativo? Perché punto di domanda? Perché è obbligatorio? Perché mi sento obbligato a fare ciò. Vedete, gli uomini senza le palle, gli uomini senza il carattere, gli uomini passivi in genere non trovano facilmente una donna, riscontrano delle difficoltà non dal punto di vista soggettivo, quindi dal mio punto di vista, ma dal punto di vista oggettivo. Sono difficili, non hanno facilità. E questo è il problema serio su cui andare a riflettere, dibattere e ragionare. Io non sono uno di quelli che ha un carattere proprio pieno di palle, però se c'è da dire una cosa, io la dico. Non ho paura, non mi occulto dietro un dito. Se devo mandare a fanculo, dico vaffanculo stronzo o vaffanculo stronza. Che male c'è? Ecco, questo carattere così, quando c'è il momento di mandare a fanculo, bisogna mandare a fanculo, è qualcosa di giusto e che piace anche alle donne e alle ragazze di oggi. Probabilmente le donne di ieri, quelle del passato, quelle del passato remoto, non erano proprio così, diciamo così, non cercavano l'uomo di carattere duro. Ma oggi, grazie ai media che ci sono, grazie alla TV, grazie allo stereotipo e grazie soprattutto ai modelli che vengono offerti, per esempio a uomini e donne, per esempio in altre trasmissioni TV, ci rendiamo conto che un modello di uomo grintoso, determinato, caparbio, sicuro di sé, alla meglio sull'uomo passivo, rincoglionito e debosciato, sifilitico. Ecco, questo è il mio parere. Siate voi stessi, lo dirò per sempre, ma sappiate anche eventualmente limitare alcuni aspetti del vostro carattere che possono non piacere ad una ragazza o ad una donna. Quindi siate voi stessi, sì, ma grintosi, duri e con le palle, con i coglioni, con i marroni. Beh, da Leandro Smelli è tutto, un saluto e al prossimo video.